Eccoci qua, ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Innanzitutto vi devo due scuse, primo perché sono un pochino raffreddato e secondo perché questo è il mio primissimo unboxing, quindi non so come verrà, però ci provo. Allora, qui dentro c'è qualcosa, o meglio, non so neanche io cosa c'è dentro, o più precisamente so cosa c'è dentro. Ho infatti venduto la mia vecchia maschera di Freddy Krueger e ho preso la nuova Master di LSFX, quindi qui dentro dovrebbe esserci, sempre che non ho ricevuto un pacco, dovrebbe esserci la maschera di Freddy Krueger, la versione Master di LSFX. Il discorso è che non so cos'altro c'è dentro, se c'è dentro altro. Quindi proseguiamo insieme per la prima volta. Io aprirò per la prima volta questa scatola. Qui con me ci sono delle forbicine, poi scoprirete perché le forbicine, per ora non mi servono. La scatola l'ho già solo spacchettata e non l'ho ancora aperta. Mi avvarrò della mia fedelissima Instago 2 per farvi vedere più da vicino il contenuto della scatola. E non mi divulgo, procediamo, anche perché sono 3 giorni che ce l'ho qui chiusa e muoio ovviamente della voglia di vedere cosa c'è dentro. Quindi direi proseguiamo. Faccio partire l'Insta, così abbiamo la visuale anche da vicino. Ok. E partiamo con l'unboxing. Allora, rullo di tamburi, vediamo, non so se aprirla, dico, anzi, facciamo così, ve l'apro prima di così, io non guardo l'anteprima della Instagram 2, ok, non so, non vedo nulla, non so se si vede dalla videocamera, proseguiamo, ok, vado, 3, 2, 1, OMG, come direbbe qualcuno. LSFX Mask, welcome to my world. Thank you and enjoy your mask. È già qui. Hype a mille. Allora. Spettacolare, portachiavi dito in silicone ultra realistico, questo è veramente una chicca fuori di testa, sapevo che le producevano ma non ne ho mai vista una dal vivo, non ho mai ricevuto una dal vivo, è veramente stupenda, questa è da tenere nel portachiavi proprio, nel portachiavi di casa, appeso, spettacolare. Bellissimo. E qua, a quanto pare, non c'è un mattone. Non so se vi rendete conto dal mio sorriso, pesa una quintalata. Pesa veramente tanto, quindi vuol dire che c'è tantissimo silicone qui. Procediamo da qui. Allora, via! Ragazzi, sono senza parole. Senza parole. Allora, noi adesso facciamo... Abbiamo fatto un piccolo unboxing, facciamo una prima impressione. Poi farò una seconda parte di video dove la proviamo addirittura. Vediamo anche com'è calzata. Però sono senza parole. Freddy Krueger, versione Master, LSFX. Rispetto alle precedenti, i dettagli sono aumentati del 80%. È una cosa pazzesca, colorazione assurda. No,
non so se si vede bene dalla Instago 2, silicone veramente ultra morbido, è una cosa pazzesca. Ovviamente all'interno rivestito in alcune parti con del cotone apposito per evitare rotture malaugurate, ma veramente eccezionale. Cioè, è la prima volta che la vedo anch'io, ripeto, è 3 giorni che ho qui questa scatola e ancora non avevo avuto modo di aprirla, e sono senza parole, avrei solo voglia di provarla. Quindi direi a questo punto, innanzitutto ringraziamo LSFX Mask, sia per il bigliettino, che a me piacciono sempre un casino i bigliettini da visita in questo modo perché rendono molto originale il prodotto. Avrei preferito anche un piccolo certificato di autenticità, però già il bigliettino può essere sicuramente qualcosa. E il dito è uno spettacolo, veramente. Il dito è assolutamente uno spettacolo. Sembra proprio vero. È assurdo. Assurdo, sembra vero. E poi, vabbè, la maschera. Non mi divulgo sulla maschera, posso solo dirvi... Mi preparo, le forbicine che vi dicevo prima serviranno, adesso la proverò un po' di volte, serviranno semplicemente per allargare un pochino gli occhi e la bocca per adattarli meglio al mio viso, e appena ho tutto in sesto ripartiamo di nuovo col video. Attimo di pausa, vado a testare subito le aperture e vediamo come mi calza. Ah, dimenticavo, per indossarla, oltre al sottocasco per sicurezza, ricordatevi sempre innanzitutto di togliere orologi o bracciali che possono rompere il silicone. La maschera va sempre presa ai lati, allargata leggermente e poi indossata come un passamontagna, quindi la puntate sulla fronte per poi inserirla sul resto della testa. Alla fine la quadrate bene e avete la maschera indossata perfettamente. Se avete un po' di cura, tutte le maschere vi dureranno veramente un'eternità, perché alla fine si tratta solo di aver cura. Il materiale è praticamente indistruttibile. E a dopo. A few minutes later. Questo è il risultato della maschera di oggi. Freddy Krueger, versione Master LSFX. Allora, il materiale è assolutamente eccezionale, questo è un EcoFlex 20, ovviamente dermatologicamente testato, estremamente morbido, flessibile, si muove perfettamente. È comodo, non è fastidioso in testa, a volte capita con alcune maschere o troppo strette o troppo pesanti che possano dar fastidio, non è eccessivamente fastidioso, bisogna vedere poi nel lungo termine, ma sono sicuro che con la cuffietta sotto, quindi col sottocasco, non è niente di fastidioso. Allora, prendiamo la mia Insta, vediamo da vicino i dettagli che rispetto all'anniversario sono aumentati notevolmente, la colorazione è decisamente più bella. Materiale flessibilissimo. Faccio fatica a parlare perché sto cercando anch'io di guardarmi, perché sono, ripeto, è la prima volta che la apro, la vedo e la indosso, e quindi sono un pochino senza parole. Allora, ripeto, non ho corretto ancora molto gli occhi perché volevo assolutamente provare a testare la maschera così di scatola, quindi così e come mi è arrivata di scatola. Poi ovviamente posterò anche qualche foto video su Instagram con il costume completo. Le movenze direi che sono molto buone. Rispetto alla vecchia anniversary la mobilità è molto più alta.
non posso che lasciare a voi adesso i commenti, le conclusioni. Per me è una maschera assolutamente perfetta. Devo ancora ringraziare l'SFX per tutto il materiale che mi ha mandato e per la maschera stessa, che è veramente eccezionale. La trovate sul loro sito o sulla pagina Instagram, che comunque lascio in descrizione sotto. Non ce la faccio. Continuo a guardarla, non riesco proprio a smettere. Io mi vedo dal monitor per cercare di capire cosa sto riprendendo. È veramente eccezionale. Va bene ragazzi, allora direi che per come unboxing, scusatemi, ma è il mio primo, quindi ovviamente è quello che è. Come unboxing per oggi è tutto. Dito spettacolare, spettacolare dito. Come unboxing per oggi è tutto. Io vi ringrazio per avermi seguito di nuovo. Saluto tutte e due le camere. Questa, ciao, ciao. Ci vediamo su Instagram, seguite la mia pagina, vi lascio anche il link in descrizione per la mia pagina, che vedete tutti i costumi fatti per intero, quindi vedrete a presto anche sicuramente quella della Master, saluta la Insta, vedete sicuramente presto anche quella della Master, e seguite l'SSX perché questa è una maschera che deve assolutamente essere conosciuta in giro per l'Europa, per il mondo. So che stanno vendendo già un casino, in effetti veramente ne vale proprio la pena, è una maschera eccezionale. Io vi ringrazio nuovamente, scusate ancora per il tipo di video, ma non è un format che conosco molto bene, quindi mi è uscito un po' così come capita, ma volevo assolutamente farlo. E volevo riprendere la mia reaction all'apertura della scatola, che ripeto, 3 giorni che avevo qui, fremevo dalla voglia di aprire, e l'ho voluto fare in questo modo, quindi condividerlo con voi. Grazie ancora all'SSX, grazie per avermi seguito e ci vediamo presto.